Esiste un libro che sembra provenire dal futuro. È il Finnegan's Wake di James Joyce. Il grande scrittore irlandese lo pubblicò nel 1939 e vi lavorò per più di 16 anni, creando un'opera enigmatica al cui interno troviamo termini come Google, email, o dove leggiamo del bombardamento atomico di Nagasaki e addirittura dell'avvento del coronavirus. È un testo il cui contenuto è sempre in mutamento, come se si trattasse non di un libro, ma di un grande animale che si muove in più dimensioni spazio-temporali. Questo libro di Joyce ha avuto lettori importantissimi. Ne cito due. Uno era il più formidabile studioso dei media del Novecento, Marshall McLuhan, che leggeva il Finnegan's Wake come un oracolo capace di spiegare l'avvento dell'era della televisione. E un altro era invece il grande compositore d'avanguardia John Cage, teorico, tra le molte cose, della musica concreta. Fa quindi piuttosto sorridere immaginare l'incontro avvenuto proprio sotto il segno di Finnegan's Wake tra lo stesso Cage e Mike Bongiorno. Era il 1959, il grande lettore di Joyce partecipava presso gli studi Rai di Milano come concorrente della più importante trasmissione televisiva italiana dell'epoca, Lascia o raddoppia. Non esistono più i filmati di quella partecipazione. Sappiamo però che John Cage si presentò come esperto di funghi e che Mike ogni tanto gli concedeva di esibirsi con quelle musiche che definiva strambissime. Cage si divertiva e sudava come un concorrente qualsiasi chiuso dentro le cabine con le cuffie in testa. Le ultime parole di Mike prima di congedarlo definitivamente furono: «Ah, lei va via e la sua musica resta qui, ma era meglio che la sua musica andasse via e lei restasse qui». Potremmo quindi dire che il Finnegan's Wake, dove era teorizzata la nuova era della televisione, un giorno incontrò Mike Bongiorno grazie a un musicista esperto di funghi, una meraviglia davvero joyciana. La storia della televisione è dunque anche una storia di stupori e di magia, ancora più preziosa di quella che solitamente siamo portati a immaginare. Ce ne parla in questa lezione Aldo Grasso, il più importante critico televisivo italiano e professore ordinario di storia della radio e della televisione all'Università Cattolica di Milano. Buona lezione! La prima domanda che dobbiamo porci quando parliamo di storia della televisione è: che cosa successe quando apparve la TV in Italia per la prima volta? Era il 3 gennaio del 1954. Oggi sembra una domanda superflua. Oggi che noi consideriamo il televisore un oggetto d'arredo e spesso lo guardiamo con noncuranza, se non con indifferenza. Ma da parte dei primi spettatori non era così. Da parte di quegli spettatori la televisione era pura stupefazione, era incanto. Era magia, perché un mondo nuovo si dischiudeva, sia pure in bianco nero, e per la prima volta si poteva vivere in diretta una sorta di miracolo. Miracolo, direte voi, che tipo di miracolo? Beh, il miracolo che per conoscere il mondo non era più necessario muoversi, spostarsi, cambiare di posto. Oltretutto questa era un'attività che era concessa a pochi, non tutti potevano permettersi di viaggiare, di girare il mondo. E invece adesso bastava aprire un'inconsueta finestra di casa, il televisore, perché il mondo vi entrasse e una schiera di fantasmi si impadronisse del salotto buono. Si era agli albori di una straordinaria avventura che sembrava promettere conoscenza e serenità. Si stanno intensificando gli esperimenti per l'impianto della televisione, cabine di controllo, quadri per il montaggio diretto, macchine di ripresa dell'ultracinema. All'inizio di quell'anno
lo ripeto, era il 1954 e i programmi andarono in onda dopo un lungo periodo sperimentale dove si cercava appunto di mettere al meglio quel difficile e quello sconosciuto apparato. Che pubblico era? Era un pubblico, oggi diremmo, borghese, piccolo borghese, comunque un pubblico benestante, pacifico, curioso, visto che un televisore costava almeno 250.000 lire dell'epoca, una somma che corrispondeva a 3 o 4 stipendi mensili, ma stipendi di quelli buoni. Da quanto tempo hai il televisore? 2 anni. Come lo ha pagato? A rate, naturalmente. Quanto costa? Viene sui 210.000 lire. Che mestiere fa lei? Lavoro dentro un'officina meccanica. Quanto paga di affitto qui? Come affitto si paga poco, 1.500 lire al mese. Se avesse un affitto grosso, potesse mica tenere il televisore. La televisione era un fatto sociale perché si consumava soprattutto nei bar, si consumava soprattutto in quei posti dove si potevano mettere assieme dei soldi per poter comprare il televisore e quindi un oratorio, un sindacato, insomma un posto dove la gente la sera potesse radunarsi. A quei tempi c'era un solo canale ed era bello persino guardare il monoscopio. Era bello trovare il monoscopio e contare le ore, più spesso i minuti, che ci separavano dalla messa in onda. Se dovessi indicare alcuni programmi più significativi di quel primissimo periodo, parlerei senz'altro di Lascio Raddoppia, il quiz condotto da Mai Buongiorno. Signore e signori, buonasera e benvenuti al quarto numero di Lascio Raddoppia. Ecco a voi Mai Buongiorno. Parlerei senz'altro di Un 2-3, il varietà di Tognazzi e Vianello, che resta tutt'oggi uno dei varietà più belli mai trasmessi dalla televisione italiana. Sono l'onorevole Molfetti, della sinistra, della tendenza di destra, del gruppo di centro del mio partito. Molto piacere, mi dica. Io, dottore, ho un difetto di pronuncia, sente? Sì, sì, lei ha la U stretta, la U francese, sento. Chi orsi iva ilato. Che schifo. Un varietà che portava sul piccolo schermo il grande repertorio del teatro di rivista, un varietà che portava la parodia, che era un genere ai più sconosciuto, portava soprattutto il grande umorismo, la grande comicità di Ugo Tognazzi e di Raimondo Vianello. Gara, mi fai male con questo dito della costole, gara. Mani in alto, la borsa la vita. Parlerei di Campanile Sera, ancora con Mai Buongiorno, Enza Sampo e Enzo Tortora, e Telematch con Silvio Noto e Renato Tagliani e Enzo Tortora. Parlerei di questi due programmi perché non solo hanno fatto conoscere alla televisione la provincia italiana, ma soprattutto perché hanno fatto conoscere agli italiani la provincia. E qui c'è il signor Carlo, no? Querini, che ne ha viste tante. Pensate che ha visto Enrico Toti pochi giorni prima di morire. Ho parlato con lui 2 giorni prima alle fornaci di Sels, che sono qui vicino. Ero io e un mio amico Cappuccini Giovanni, che non ho più saputo notizia di lui. Anzi, con questa trasmissione, Cappuccino, se sei vivo, scrivimi! Ecco, sentite, si rimandano questi inviti. Cappuccino, se mi senti, scrivimi. Parlerei infine di uno straordinario documentario
il viaggio nella Valle del Po alla ricerca dei cibi genuini di Mario Soldati. Perché parlerei di questo documentario? Perché è un documentario, il primo documentario che parla di cibo, di enogastronomia. Questo facciamola vedere ai nostri telespettatori, è la salama da sugo ferrarese cruda. Insomma, in questa fase, diciamo così, da Lascio Raddoppia che va in onda nel 1956 a Carosello che finisce nel 1967, la televisione è il più formidabile strumento di modernizzazione della società e delle culture. In Europa le televisioni, questo nuovo mezzo è in mano allo Stato e si configura come servizio pubblico, cioè un servizio in mezzo ad altri servizi come l'elettricità o i trasporti o l'acqua potabile. Quando la televisione muove i primi passi, l'Italia si esprime di preferenza nei dialetti regionali. Pensate che tra analfabeti di ritorno e dialettofoni, l'italiano è patrimonio ristretto a circa il 40% della popolazione, che è molto poco. La prima domenica di marzo del 1955, la televisione presenta la Fiat 600, che di lì a poco diventerà il destriero della motorizzazione di massa, ma fino ad allora è il treno il principale mezzo di trasporto. E poi per molti ragazzi, per molti giovani, il primo spostamento da casa coincide con il servizio militare. E per molte ragazze il primo viaggio è il viaggio di nozze, che all'epoca, negli anni 50, durava mediamente 3 giorni. Ecco, in questa situazione, in questo clima, d'improvviso il giovedì sera appare un giovanotto che presto diventerà il bersaglio delle più raffinate critiche e che per intanto comincia a porre domande ai concorrenti sotto forma di quiz. Allora, signor Tegoli, di Calpi, ci dia questo annuncio. Lei lascia o raddoppia? Ci pensi? Decido di ritirarmi. Un momento! Ma lei può sempre scherzare, signor Tegoli. Lei decide di ritirarmi, ha detto, come? Nella cabina. Avrete capito che sto parlando di Mike Bongiorno. Allegria! E soprattutto di Lascio Raddoppia. Le famiglie in possesso di un televisore tengono corte bandita perché allora era consuetudine che la famiglia che aveva il televisore il giovedì sera invitasse i vicini di casa. E oggi sono in molti a dire che quel periodo è stato il più grande periodo di pacificazione condominiale. I cinema erano vampirizzati dalla televisione almeno un giorno alla settimana. Pensate, il giovedì sera i cinema erano costretti a trasmettere Lascio Raddoppia perché altrimenti la gente non sarebbe andata al cinema. E allora l'idea era che con il biglietto del cinema si poteva vedere prima Lascio Raddoppia e poi il film in programmazione. Le strade erano deserte e tutti i televisori esistenti erano accesi per vivere in diretta l'avventura, chiamiamola pure l'avventura della conoscenza, sia pure sotto forma di quiz. Come si riconoscerà più tardi, è Lascio Raddoppia la trasmissione che ha unificato il paese, che ha unito il nord con il sud, che ha unito l'est con l'ovest e che ha unito tutte le famiglie. Adesso sono osservazioni ormai consolidate, ma all'epoca non lo erano. All'epoca non si capiva la portata della televisione. All'epoca non si capiva che se tantissime persone il giovedì sera guardavano uno stesso programma, ebbene in quel esatto momento tutta la popolazione imparava un'unica lingua. È vero che era una lingua povera, era una lingua
non ricca, era una lingua sintatticamente molto semplificata, ma ricordiamolo, era una lingua unica. L'avvento della televisione è stato un sommovimento tellurico di lunga durata. Dobbiamo considerarlo almeno questo sommovimento lungo una decina d'anni, che a poco ha coinvolto l'intera nazione. Se Dante aveva dato all'Italia post-latina una lingua unitaria, se la spedizione dei Mille aveva realizzato quell'unità che per 600 anni era rimasta un'utopia a metà strada tra il politico e il letterario, si deve ammettere che l'Italia era ancora un progetto. L'Italia era ancora un progetto prima dell'avvento della televisione. E allora la televisione ha unificato linguisticamente la penisola, là dove non vi era ancora riuscita la scuola. Ecco come va scritto questo suono. C'è, come abbiamo fatto d'altronde quando abbiamo imparato l'articolo. Lo asino, vi ricordate? Cosa abbiamo fatto? Abbiamo tolto la O dell'articolo lo e abbiamo unito tutti insieme dicendo l'asino. Questa unificazione è stata fatta nel bene e nel male, perché si è spesso anche molto criticato la lingua della televisione, ma si è trattato di un fenomeno di proporzioni enormi che ha accelerato i ritmi della vita sociale italiana in maniera decisiva. Attraverso la televisione, improvvisamente i secoli si sono compressi in anni, gli anni in mesi e i mesi in ore.